I fondi di sviluppo e coesione, 14 milioni dedicati a questa parte del territorio regionale, sono finalizzati a migliorare la viabilità, pensando in maniera particolare al collegamento col nuovo ospedale Irca Osimo, che assumerà, speriamo presto, insomma, in tempi compatibili con la costruzione delle strade, un ruolo estremamente significativo per questa parte del territorio, un'azienda ospedaliera che diventa punto di riferimento per la salute e per acuti. Potersi collegare all'ospedale, quindi vedere nascere in parallelo una viabilità adeguata e la struttura ospedaliera, significa dare un servizio importante e far sentire questa nuova struttura sempre più come struttura del territorio. Oggi la collocazione ideale è vicino alla grande viabilità, raggiungere meglio l'ospedale significa appunto poter avere servizi di grande qualità e a portata di mano. Le scelte sono state fatte insieme ai sindaci del territorio, in modo particolare ovviamente con Osimo, per quanto riguardava il collegamento fra la città e l'ospedale stesso. Si vanno a congiungere tratti di strada, rotatorie già realizzate, quindi si utilizza al massimo le opere già fatte, anche questo è un fatto positivo di per sé, con connessioni che dovranno essere realizzate entro il 2020 o almeno impegnati i fondi entro il 2020. È una scadenza che il governo ha dato, il governo uscente, nel distribuire questi fondi chiedendo un impiego rapido, cioè con la volontà che queste risorse si trasformassero in lavori. Più in generale, oltre Osimo, anche i comuni vicini vedono risolti snodi che riguardano aree industriali, connessioni con la viabilità principale in sicurezza attraverso la realizzazione di rotatorie, il superamento dell'autostrada con dei ponti che vengono qualificati in accordo con la società Autostrade, quindi un assetto che risponde, immagino, a tanti di quelli che hanno i desideri che negli anni chi ha vissuto questo territorio vivendo la viabilità ha avuto. Quindi insieme all'ospedale una risposta di carattere più generale alle attività produttive, molti interventi riguardano le zone industriali, ai cittadini che evitano di vedere i camion dentro casa e a tutti quanti, perché con degli incroci più sicuri possiamo godere meglio dello spostamento e poterlo fare con tutte le garanzie del caso. Oggi è un grande giorno, grazie al Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, perché qualche tempo fa lo andai a trovare e gli chiesi se c'era un'opportunità di finanziamento per mettere la parola fine a quell'impegno che ci eravamo presi insieme con gli Osimani per dare una grande viabilità a nord sulla strada statale 361. Oggi sanciamo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il finanziamento, che per una prima parte è di 3 milioni e 100, perché dovremo realizzare entro il 2020 il primo tratto fino che va dall'ultima rotatoria di via Sbrozzola fino a via d'Ancona. I denari che arrivano ci permetteranno di appaltare il progetto esecutivo tutto insieme, i 15 milioni di euro, perché un progetto esecutivo su una strada 15 milioni di euro è 1,5 milioni di euro, e poi cofinanziare il tratto che arriva fino al Cimitero Maggiore.